non solo i partiti tradizionali, ma anche tanti movimenti civici slegati dalle appartenenze politiche. La coalizione che sostiene il candidato sindaco Cosimo Cannito a Barletta è una sorta di campo largo che abbraccia il civismo, come quello rappresentato dal Movimento Amico, con il quale Cannito ha voluto sottoscrivere un patto di conciliatura prima dell'appuntamento elettorale del 12 giugno. Firma non solo simbolica, quella apposta nella sede del comitato elettorale di Corso Garibaldi, perché, spiega Cannito, ci sono impegni ben precisi da rispettare sui temi ambientali, sociali e dello sviluppo turistico. Sono temi molto importanti, sono che attengono al turismo, all'aggregazione sociale e al rilancio del patrimonio artistico e culturale della nostra città, oltre che all'ambiente della nostra città, in particolare la delocalizzazione degli impianti delle industrie insalubri. Adesso si può fare con i fondi PNRR. Quindi io davvero ringrazio la coalizione amica, ringrazio i responsabili di questa coalizione che hanno deciso di stare con me e di combattere insieme per una Barletta migliore. Per il Movimento Amico non ci sono stati dubbi nel decidere di sostenere il candidato sindaco Cannito in questa competizione, come spiega il portavoce Gaetano D'Amato. Raccogliamo il consenso della gente che ha riconosciuto in Cannito, in Mino Cannito, il sindaco per eccellenza, non solo il sindaco onesto, il sindaco che può eventualmente addivenire ai nostri bisogni, ma il sindaco capace quindi di portare Barletta, di riportare Barletta a quella che era una volta l'area storica. Ringrazio il Movimento Amico perché ha voluto condividere con me la sfida di una città più bella e nuova. E io ci sto a combattere con loro e speriamo di avere davvero un risultato che possa migliorare, che possa gratificare e migliorare la nostra città.